cosa fa lei esattamente nell'azienda? Nel senso, non pensavamo che ci potesse essere uno sviluppo così esponenziale nel mondo dei droni e soprattutto che ci potessero essere delle divisioni di ruoli così ben specificate. Diciamo che sì, il mio ruolo è proprio quello di andare a individuare nuovi mercati, quindi non solo seguire quella che è la parte commerciale di tutti i giorni, quindi nella vendita diretta del prodotto, ma andare a cercare di carpire nuove applicazioni che possono, diciamo, aprire nuovi mercati, andando ovviamente a svilupparli, quindi creando, diciamo così, un interesse, un indirizzo sia, diciamo, dello sviluppo prodotto ma anche dello sviluppo comunicativo, fino ad arrivare ovviamente al tipo di utente che può essere ovviamente l'obiettivo finale del mio ruolo, ecco. Il suo ruolo è inevitabilmente a stretto contatto di gomito col pubblico. Quali sono le domande più frequenti che le pongono? Beh, diciamo che se parliamo di un pubblico alfabetizzato sul mercato degli APR, dei droni, sicuramente le domande sono molto di tipo tecnico e soprattutto nel cercare di avere risposte concrete da parte di un'azienda su quello che è l'utilizzo del drone nel rispetto alla normativa, perché questa è la domanda più frequente. L'altra domanda che noi cerchiamo, diciamo, anche di far nascere, perché è importante, è oltre che l'affidabilità dei mezzi in termini di sicurezza, che è un elemento di primario ordine ed è uno dei nostri obiettivi, è soprattutto quello della capacità reale del mezzo di restituire quello che il cliente si aspetta. Nel senso, il nostro non è un prodotto che si rivolge ad hobbisti, è un prodotto che si rivolge a professionisti e ovviamente i professionisti hanno delle esigenze molto specifiche che devono essere soddisfatte con una serie, diciamo, di strumenti che sono collegati e collegabili a dei processi ben definiti. In questo caso il ruolo dei nostri strumenti è proprio quello di soddisfare in maniera sempre più mirata la domanda del mercato. Alla ricerca di nuovi mercati. Quello che abbiamo ad esempio oggi, uno dei campi che stiamo battendo, è quello dei beni culturali. Che tipo di mercato esiste? Allora, esiste un mercato sicuramente pubblico, un mercato dove è richiesta, diciamo, una prevenzione di quello che possono essere dei danni che il tempo o altri, diciamo, cataclismi o calamità naturali possono provocare a, per esempio, strutture antiche, ma anche per esempio nel campo dell'archeologia, in quello che può essere l'acquisizione di informazioni che possono fornire a sua volta dati che possono essere approfonditi. In questo senso il vantaggio del drone è il poter volare sia a bassa quota che a quote piuttosto elevate, quindi dare dei dati macro e microscopici, quindi ispezioni di danni strutturali, per esempio in contesti in cui si parla di miglioramento di quello che è una struttura antica che deve essere conservata, o nella consolidazione di quello che è un dato di cui si aveva un sospetto e per ricavare certezze. In questo senso il telerilevamento è il tema che di più interessa, perché il drone ha un ruolo, ma ovviamente non è il solo, fa parte, diciamo, di un processo e l'impiego all'interno di quello che è il panorama dei beni, della conservazione dei beni culturali è, diciamo, sicuramente un tema molto caldo, dove si possono avere più soggetti che vanno a far parte di un processo che poi alla fine avvantaggia in tutti i sensi chi lo richiede. Al nome di NASO mi viene da pensare che il monitoraggio ambientale sia un mercato percorribile sicuramente molto ampio. Assolutamente sì, noi per esempio a seguito di quello che sono stati calamità naturali legate al dissesto idrogeologico abbiamo avuto richieste sia noi che i nostri clienti, che in questo momento sono utilizzatori di droni e che hanno al loro interno magari già alcuni clienti che richiedono quelli che sono valutazioni e acquisizioni di informazioni per quantificare o prevenire, diciamo così, i problemi legati al dissesto idrogeologico. In questo senso i droni possono essere realmente utili per acquisire informazioni legate alla quantificazione dei danni in maniera veloce, in maniera rapida, efficiente, permettendo, senza dover fare un'analisi accurata che richiede molto tempo, un'acquisizione di una scena più o meno grande a seconda anche del tipo di danno che si è subito. Cito un esempio: l'arretramento delle linee costiere, i danni provocati dall'invasione del mare su stabilimenti balneari, strutture che possono aver arrecato danni anche visibili, diciamo, in maniera complessiva
Io posso decidere di mandare delle figure che vanno a fare una valutazione, quindi bloccando i processi di ripristino perché devono essere valutati i danni, o posso decidere di usare un drone a fare una modellazione, un'acquisizione con restituzione 3D e fare una valutazione comodamente seduto davanti a un computer di ogni singola richiesta, quindi avendo anche una prova, così permettendo di velocizzare dei processi anche di miglioramento prima che sia troppo tardi, e quindi frenando l'economia, frenando dei meccanismi di ripresa che spesso e volentieri sono bloccati proprio dall'ispezione, dall'acquisizione di informazioni. L'altro esempio è il dissesto idrogeologico, inteso come per esempio quantificazione preventiva di quello che può essere un percorso fluviale che può essere visto dall'alto meglio che dal basso, per capire se ci sono stati abusi edilizi che possono poi, per una questione di reazione a catena, essere frutto di problemi, come spesso accade. I percorsi fluviali vengono invasi da situazioni spesso note come abusi edilizi, che poi automaticamente provocano danni alle stesse strutture, e quindi si crea, diciamo, una sorta di effetto domino, un meccanismo, diciamo, abbastanza dannoso sia per quello che è il panorama italiano ma soprattutto per gli utilizzatori. In questo senso il drone può dare informazioni preventive utili a conoscere ed avere un caso che può essere, diciamo, rivalutato magari anni dopo, e capire prima cosa c'era e dopo cosa c'era, quindi mettendolo a confronto in maniera veloce e sicuramente efficace.